sesta puntata di Explora. Oggi parleremo della chiesa di Santa Lucia all'Abbadia, sita in Ortigia, a Siracusa. In origine, la chiesa di Santa Lucia all'Abbadia era un monastero del XV secolo, ma venne distrutto nel terremoto del 1693. La ricostruzione tra il 1695 e il 1703 fu curata dall'architetto Luciano Caracciolo. La facciata, realizzata in pietra calcarea chiara, inizialmente era sulla via Picherali, che conduce alla fonte Aretusa, poi fu rivolta verso la piazza, e su di essa sono presenti due ordini sovrapposti, separati dalla trabeazione con balconata, munita di ringhiera decorata in ferro battuto, che fu smontata durante la Seconda Guerra Mondiale per riutilizzare il metallo per motivi bellici. Infatti possiamo notare come dall'asse di simmetria del balcone non corrisponda all'asse di simmetria del prospetto. L'ordine inferiore è caratterizzato dal portone barocco. Al centro, tra le due colonne tortili che sorreggono il frontone decorato con i simboli del martirio di Santa Lucia, troviamo anche ai lati gli stemmi spagnoli, dei reali spagnoli, e troviamo anche delle lesene in stile pseudo-ionico, mentre nell'ordine superiore troviamo le lesene più snelle in stile pseudo-corinzio. La facciata raggiunge un'altezza di 25 metri e sulla sommità troviamo teste di puttini e la croce, oggi rimossa perché pericolante. All'interno troviamo una navata unica caratterizzata da 12 pilastri sporgenti, nei quali si inseriscono 4 altari barocchi del 1705. Nella volta troviamo gli affreschi del 1783 raffiguranti il trionfo di Santa Lucia, anche se il vero capolavoro è quello di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, che è stato per molto tempo dietro l'altare maggiore, ma ancor prima la grande tela raffigurante il seppellimento di Santa Lucia era stata posta sull'altare della chiesa Santa Lucia al Sepolcro e dopo una serie di restauri fu esposto presso la galleria del Palazzo Bellomo. Altri gioielli artistici sono presenti all'interno della chiesa, sono tipo il paliotto d'altare in argento realizzato nel 1726 dall'argentiere messinese Francesco Tuccio, che lo realizzò sulla scorta dei disegni dell'architetto Pompeo Picherali. Troviamo inoltre una pavimentazione in ceramica siciliana dipinta con motivi settecenteschi, composta da formelle quadrangolari, sostituita nel 1970 perché danneggiate dall'umidità. Ma ritornando all'esterno della chiesa, tralasciando l'ordine architettonico, sulla parete di via Picherali nel 2016 si individuarono delle incisioni murarie. Si trattava di navi e simboli lasciati dai pescatori e navigatori. In una delle imbarcazioni incise si riconobbe un vascello tipico del Settecento, probabilmente trattasi del vascello del generale Nelson, che nel 1798 appadrò nel Porto Grande di Siracusa. Si narra di un miracolo di Santa Lucia nel 1646, quando una gran folla di credenti, riunita in chiesa per pregare la santa patrona, per aiutarli a sconfiggere la carestia, gli accadde che una colomba si posò sul trono vescovile e proprio in quel momento giunge notizia che una nave colma di frumento e legumi avrebbe ceduto il carico in cambio di ospitalità. Da allora ogni anno, la prima domenica di maggio, si celebra una festività in ricordo di questo avvenimento chiamato Santa Lucia delle Quaglie, nome derivato da un'usanza da parte delle monache che vivevano lì di liberare in volo le colombe o le quaglie dalla balconata della badia. Bene, anche quest'oggi siamo giunti alla fine, vi do appuntamento alla prossima settima puntata su Explore Art.